Noi eravamo a cena in un locale tunisino, nello stesso quartiere, quindi a poca distanza da alcuni dei teatri delle stragi. Eravamo a 600 metri a piedi, quindi molto vicini, dalla piazza della Repubblica, dalla Plaza della Repubblica. A un certo punto ci ha raggiunti un ragazzo, ci ha riferito che arrivando lungo il tragitto per arrivare al ristorante, passando quindi per Plaza della Repubblica, aveva visto delle volanti, cioè delle automobili della polizia e delle forze dell'ordine con dei cadaveri a terra. Onestamente noi abbiamo dato poco peso all'informazione, abbiamo pensato che, come purtroppo a volte accade nelle grandi città, fosse stato, non so, qualche omicidio, una sparatoria per altri motivi magari, no? Di certo non abbiamo realizzato subito che potesse trattarsi di un attacco terroristico. Tuttavia io, così per scrupolo, ho preso il cellulare e mi sono collegato ad internet ed è emerso, è stato scoperchiato il vaso di Pandora. Tra tutti noi è cominciata a diffondersi la notizia, quindi quello che stava accadendo, hanno cominciato a girare le informazioni e erano informazioni piuttosto confusionarie, non precise, e di fatto è stato proprio questo che è cominciato a generare il panico, perché sapevate comunque lì di stare molto vicini. Esatto, noi eravamo lì vicinissimi, cioè praticamente dietro l'angolo, e eravamo un po' paralizzati perché non sapevamo esattamente cosa stava succedendo, poiché ogni testata giornalistica che noi avevamo modo di consultare sui nostri telefoni riportava delle notizie diverse. Un'informazione che ci ha un pochino scioccati è stata quella che questi attentatori, o alcuni di essi, fossero ancora per le strade a sparare con i Kalashnikov. E allora ovviamente noi, avendo realizzato di stare a poca distanza da questi episodi, da questi avvenimenti, abbiamo cominciato a essere spaventati. La proprietaria del ristorante dove avevamo cenato ha fatto una cosa molto coraggiosa, ha scelto di chiudere, abbassare le saracinesche del ristorante, lasciando aperto soltanto una piccola fessura, e ci ha, così per proteggerci, tenuti tutti dentro. Noi osservavamo fuori dalla piccola fessura, che ci permetteva un pochino di vedere cosa succedeva di fuori, vedevamo gente, che alcune persone che correvano, e non riuscivamo a capire per quale motivo lo facessero. Cioè, tanto avrebbe potuto essere un signore che rincorreva un taxi, tanto avrebbe potuto essere un terrorista che correva e inseguiva qualcuno. Basta magari un personaggio che alza la voce per qualsiasi motivo e la gente comincia a correre, diffondendo così il panico nelle altre persone, che non sanno cosa succede e reagiscono di conseguenza. Anche noi oggi in metropolitana ci sentivamo leggermente a disagio, non te lo nego. Cominciavamo a guardare le persone che entravano, e questo purtroppo è l'effetto del terrorismo. Il trovare sulla mia pelle gli effetti della paura in un paese che non è il mio è veramente, veramente toccante e scioccante. Io sono un privilegiato, sono fortunatissimo, pensando solo che per raggiungere il ristorante in cui ho cenato l'altro ieri sera, neanche mezz'ora prima avevamo utilizzato la metropolitana ed eravamo scesi alla fermata Repubblica. Noi non siamo al sicuro da nessuna parte, nessun tipo di spiegamento di forze può prevenire l'imprevedibile, è impossibile.